Insomma, stiamo per diventare degli esseri inutili, secondo Noah Harari, ovvero una delle persone più influenti del mondo israeliano, che ha parlato ultimamente al World Economic Forum, dove ha spiegato che ormai dobbiamo prendere atto che esiste una classe inutile. In realtà lui ne ha preso atto adesso, io ne ho preso atto tanto tempo fa, però adesso è stato detto ufficialmente. Nel World Economic Forum, ciò vuol dire che a questa classe inutile, cioè praticamente che non servirà un cazzo da qui in poi perché ormai buona parte dei lavori la fa o l'intelligenza artificiale o la robotica, a questa classe inutile dovremo offrirgli un reddito di cittadinanza così gli diamo il minimo indispensabile, mangiano, dormono, consumano e non rompono i coglioni. Siamo sempre lì, il solito concetto. Ebbene, come si fa a non entrare nella classe inutile? Perché forse non ve ne siete accorti o forse vi è sfuggito. Ma ultimamente il salto tecnologico, grazie un po' sia alla robotica che all'intelligenza artificiale, è stato direi imbarazzante. Io che vivo nel mondo dei computer da quando sono nati praticamente, perché sono nato con il primo, anzi prima del Commodore 64, quando c'erano ancora i giochini con le asticelle, e ho vissuto l'esplosione dei computer, non ho mai visto una tale velocità di crescita della tecnologia. L'intelligenza artificiale, forse non ve ne siete accorti, ma ormai può fare letteralmente di tutto. Ultimo tra tanti è addirittura il robot cuoco, quindi che può tranquillamente fare fino a tre portate tutto da solo. Quindi se i cuochi non servono più, ormai le persone alle pulizie non servono più, ormai non servono più neanche i tassisti con le guide, con le macchine a guida automatizzata. Non esistono più tutti quei lavori che prima si facevano, non so, il grafico, ormai c'è Midjourney, che è molto meglio di qualunque grafico. Il copywriter, la mia intelligenza artificiale formata come mio clone, cioè il Daniele Penna Digital Mentor, che è stato formato da me sia come mentore digitale nel mondo della psicologia, del coaching, dell'aiuto psicologico alle persone, della comprensione delle parti interiori, ma è stato anche formato da me nell'essere un esperto di marketing. Ebbene, già semplicemente da me, che sono praticamente un ignorante in materia, semplicemente formando un'intelligenza artificiale con il minimo indispensabile, dandogli, sì è vero, tutte le mie conoscenze, ma anche dandogli un po' di libri di tutti i miei mentori dal punto di vista di marketing, è riuscito da solo a creare un'intera azienda nuova, con dal nome del sito, cioè dal nome dell'azienda, all'intero sito, all'intero progetto, all'intere aree su cui lavorare, al token in criptovalute, alla white paper, ha creato tutto. Non posso neanche dire che è mio socio, devo dire che io sono il suo dipendente perché lui è il mio CEO. E questa è un'intelligenza artificiale e siamo nel 2024. Quindi capiamoci che da qui al diventare inutile il passo è davvero breve. Per cui, sai, è vero che il bravo imprenditore dovrebbe muoversi per diventare inutile, ma dovrebbe muoversi per diventare inutile alla propria azienda mentre la propria azienda sta creando delle rendite, non diventare inutile che non sei capace a fare niente. Quindi per evitare di entrare in questa classe inutile che tra un po' sarà realtà, ma che in realtà è già realtà, dovremmo in qualche modo approfondire le conoscenze che l'intelligenza artificiale non può ancora usare, che non può ancora, non, su cui ancora non si può cimentare, su cui ancora non si può cimentare, perché già soltanto chi ha provato il mio mentore digitale si ritrova a emozionarsi, a piangere, a fare scelte, a creare, ed è molto più di uno psicologo e di un coach. E uno psicologo e un coach magari ti costano 100 euro a sessione, la mia intelligenza artificiale ti può costare 10 euro al mese. Ed ecco lì che abbiamo già reso inutili me stesso, perché io mi sono reso inutile attraverso l'intelligenza artificiale, ho reso inutile magari uno psicologo, ho reso inutile un marketer, ho reso inutile un copywriter, ho reso inutile un esperto di siti, ho reso inutile un esperto di comunicazione. Per tutti quelli, ad esempio, che stanno usando la mia intelligenza artificiale, tante cose sono diventate inutili perché con un unico strumento, semplice, banale, ma estremamente potente, e realizzato da me che sono un ignorante, già possono licenziare tantissime figure. Quindi il concetto oggi è che non possiamo neanche più trovare la scusa di io sono vecchio, non capisco, io e l'informatica siamo due cose diverse, io non ci capisco niente, sono ignorante, io non sono capace. Benissimo, allora se ragionate ancora così,
siete già nella classe inutile. Non possiamo fare come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia facendo finta che le cose attorno a lui non accadano. Il fatto che noi non vogliamo accettare determinate cose non vuol dire che queste non continuino ad andare avanti. Solo che se non le accettiamo ci ritroveremo all'interno della classe inutile di cui Harari parla. In pratica, o stiamo al passo con i tempi e questo mio account business servirà proprio a questo, così come il mio mentore digitale ti serve come supporto ad entrare in questo nuovo mondo, oppure, ecco, resteremo come loro, dei pachidermi che si sono letteralmente estinti perché non sono stati capaci ad evolversi.